Ciao Monica, siamo qui per Marietta. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come la vedi. Mi presenta una scena che è a metà tra un ricordo e un'immagine simbolica. Perché la scena che io vedo è di lei che fa un incidente e che viene soccorsa. Io vedo solo lei. Invece poi in base al suo racconto c'erano anche altre persone. Però il focus per me è su di lei. E vedo che con questo incidente riceve il soccorso di un'entità, da parte di un'entità. Ok, ti dà l'autorizzazione, Marietta. Chiamiamo l'entità del soccorso. Satana. Ancora. Come fatto? E vedo che quando lei ci ha raccontato questo episodio, in cui l'incidente si è svolto all'interno della macchina e poi quando lei è uscita era sporca di salsa di pomodoro, no? E vedo lui esattamente dello stesso colore di questa salsa di pomodoro. Invece salendo su verso il volto un pochettino più nero. Satan, papi Satan, papi Satana Leppe. Come si presenta? Cosa fa? Con questa funzione di soccorritore, di consolatore, in verità poi l'intento è quella di interferirla e di farne una creatura sua. Sì, Quindi secondo universo. fin da bambina, appunto, perché questo è un episodio avvenuto da bambina. Ok, quando tu vedi Satana, Monica, e vedi sempre la stessa entità, vedi come dire un appartenente a una razza. Proprio non necessariamente sempre la stessa entità, perché a volte mi dà come dei subordinati, no? Dei demoni legati a Satana, però in questo caso proprio Satana. Che cosa ti dice? Chiedigli come sta. Sto proprio dove voglio essere. Mi conosce? Ci siamo già visti tante volte nelle sessioni, ma tanto tu lo sai che è impossibile debellarmi completamente. Lo chiamiamo Satana oggi, Thanasa, Natasa, Sanata, Satana. e se cambiamo l'ordine delle sillabe, come lo chiamiamo? Natasa. Cosa vuol dire Natasa? Mi fa vedere come il suono è più tuonante, è più evocativo di una tempesta che provoca danni. Sì. Natasa? A me ricorda la nata, che è la panna in spagnolo. E mi fa ridere Natasa. Solo te faccio ridere. Mi temono. Esatto.
E la Raffaella, che tanto lo declamava nelle sue canzoni, la conosce? Sì, lui mi dice è una delle tante e non mi serviva più. Mi fa vedere appunto lei che gli bacia i piedi, no? Quindi effettivamente è una delle tante inservienti. Sì. Una devota. Ma era Raffaella o Raffaello? Dunque, aspetta, perché appena mi dici Raffaella viene Iapino. E quindi direi Raffaello. Cioè, è nato uomo. Allora, che era un bambino che è stato cresciuto come una bambina, fin da subito. Ma questo nel fisico, di lì sotto aveva lo zizì. È tipo come se fosse un bambino poco sviluppato. Me lo fa vedere con un pene appena accennato. L'ha to poi tolto. Cioè, mi fa vedere come. Sai, un clitoride un po' più abbondante? No, tolto no. Ermafrodito. Sì, una sorta sì, di variazione genetica di questo tipo. Si dice, no? Va bene, veniamo a noi. Marietta, vediamo subito tutte le entità eteriche. Satana, un rapace, Zeus Odino, 2DL. Basta. Entità mentali. Allora, due sono, una si chiama vino e l'altra si chiama voglia matta. Livelli. Si scambiano perché i livelli sono 2 e 4 e mi fa vedere come si scambiano. Quindi a volte una, due, altre volte quattro, e se li scambiano i livelli. E mi dice che vino è la sua voglia incredibile di celebrare la vita, che spesso invece è stata troncata questa voglia di celebrare la vita. E il vino ha assunto di più un connotato di consolazione, perché invece la vita ha dato dei risvolti amari. Per cui il vino non poteva essere utilizzato per brindare, ma doveva essere utilizzato sì, come sostanza per consolarsi dalla delusione, dalla sofferenza, dal dispiacere. E voglia matta. Voglia matta perché ci sono una serie di desideri in lei molto molto forti che non riesce del tutto ad esprimere, a volte neanche con se stessa, e proprio per questo non li riesce completamente a realizzare. A volte perché si fa bloccare dalla presenza di altre persone e quindi la realizzazione di questi desideri lei li tiene molto circoscritti perché pensa che se li realizzerà andrà a danneggiare altre persone. Queste persone possono essere di volta in volta, tipo l'ex marito, piuttosto che il figlio. Quindi questa voglia matta viene mantenuta repressa e proprio per il fatto che comunque rimane lì. Diventa ancora più forte, diventa proprio matta, no? Diventa proprio esplosiva. C'è una forma anche quasi di masochismo in questo. Cioè di gioia nel sapere che quella è la strada, ma non è il momento.
È come? serializzandola poi non ha più un obiettivo davanti. Sì, è come, sì, quasi mi dà come se nel momento in cui la realizza c'è quasi quasi un timore che poi lei non crescerà più, non evolverà più. E dice, ma se io adesso realizzo il mio desiderio, poi in qualche modo mi blocco, la mia evoluzione si blocca. Perdo il mordente, anche perché in lei c'è molto forte questo motore del desiderio che si esprime in vari modi, eh? Sia il desiderio fisico-sessuale, ma proprio anche il desiderio di fare, di viaggiare, di portare avanti progetti. Quasi che a tratti sia più importante quel motore lì, quell'energia lì, piuttosto che la realizzazione in sé. Quindi questa voglia matta anche quasi proprio in questo, ok? Che è più forte, la carica, la preparazione, il desiderare, l'attendere, eccetera. Quasi come se lei in questo momento lo mettesse sopra al, raggiungimento in sé per sé del proprio desiderio. Non so se è comprensibile quello che sto dicendo. Impianti. Il primo che mi mostra è quello mentale. E mi fa vedere che ha la forma di un ventaglio che parte, diciamo, dalla radice qua del naso, vedo che le copre gli occhi e poi sale su per avvolgere la fronte e la testa. Poi mi mostra dentro, sì, tipo come se fosse una lastra, che coinvolge tutta quanta la bocca, i denti. Stomaco, intestino, è tipo vedo come uno stivale, fai conto, sulla gamba destra. A cosa serve questo? Lo vedo più legato alla sua capacità e possibilità di spostarsi, di viaggiare, di farglielo fare. Però sempre in maniera abbastanza circoscritta e creando un movimento avanti e indietro, anziché potersi espandere in tutte le direzioni, è come se ci fosse solo una direzione e quella direzione la può percorrere come andata e ritorno. Vibrazione di Marietta. 25 miliardi. Consapevolezza. 170%, Yes. 46, Vite. 1915, 8 Cervello. circa 8. Ok, tra il cervello che forse mi aspettavo di più e le vite un po' alte, che vabbè, però i valori sono alti. Chi è Marietta? Una signora frizzante, una signora che ha visto tante sessioni, una signora che ha elaborato punti perfetti, una signora che ci ha detto che molti punti che aveva scritto li ha capiti, li ha risolti praticamente da sola e quindi non sono così più importanti. Una signora che ci parla di una figlia mancata tanti anni fa con molta serenità. Chi è Marietta? Marietta e te e tutti, vi siete conosciuti? Allora, dunque, aspetta, perché riguardo a chi è Marietta, mi viene fuori un film che è Il favoloso mondo di Amélie e mi fa vedere appunto questa ragazza che fa tantissime esperienze ed è così dotata di una grande capacità anche di immaginazione, di fantasia e anche molto sviluppata nei suoi sensi, sia specialmente il tatto. Che la vista, che per assurdo lei ce l'ha molto compromessa, la vista, ma ce l'ha compromessa proprio per il fatto che è un senso che le dà piacere. Quindi ovviamente gliel'hanno interferita proprio per quello, perché le dà molto piacere. E punto anche il discorso di Amélie che è molto viaggiatrice.
mi fa vedere, sai, Amélie che nel film ha avuto una storia con un ragazzo, il quale ragazzo lavorava tipo in un negozio di tipo un sexy shop, no? Sì. Ecco, quindi mi ritorna questo argomento qui della sessualità, come sia una componente importante per lei, attraverso cui lei si esprime, attraverso cui lei si carica, ricarica, ed è anche un modo che lei ha, vedo, per a tratti raggiungere la sorgente. Quindi questo per quanto riguarda chi è lei, poi mi fa vedere anche il suo progetto per farvi capire chi è lei, perché Si chiama il progetto. come hai detto tu, una donna frizzante, eccetera. Allora, me la dà con il nome di una pubblicità, che è quella della Vivident. Se te la ricordi, nella pubblicità della Vivident c'era quest'uomo che andava davanti al figlio e gli diceva: "Io non sono tuo padre." Si sbottonava la camicia e va sotto il reggiseno: "In realtà io sono tua madre." E il figlio gli diceva: "Io non sono tuo figlio, in verità io sono", e si trasformava in una marionetta. E la pubblicità concludeva con: "Ti piacciono le sorprese shock?" Questo me lo dà proprio come il suo progetto di vita, dove effettivamente lei davvero non si è fatta mancare niente, davvero ha avuto esperienze molto particolari che all'inizio sembravano una cosa, poi si sono ribaltate in un'altra cosa, emozioni molto forti, esperienze scioccanti nel bene e nel male, vissuti davvero molto intensi, che le E hanno anche col ribaltato l'esistenza da un momento all'altro. vissute anche con in alcuni casi con leggerezza, in alcuni casi con Gran dolore. dolore, sì, però anche con grande forza, cioè non l'hanno Sì. abbattuta, non l'hanno segnata, l'hanno formata, l'hanno rinforzata magari. Sì. Sempre poi con la capacità, cioè la vedo a volte sprofondare, e poi la capacità di guardarsi da fuori e di dare una lettura diversa agli eventi, a volte anche sdrammatizzando, a volte anche con un'ironia impensabile in quei momenti, ecco. Ok, questo E quindi è il suo riguardo al progetto. discorso, io e scusami. Sì, tu e lei? Dunque, ho visto Una vita in cui facevamo insieme i merletti, non so, pizzi merletti, tipo come se fossimo colleghe di lavoro. Questi erano momenti molto divertenti, vedo, tra me e lei. Poi mi fa vedere invece una cosa un po' meno piacevole, che ha a che fare con tanti oggetti appuntiti, no? Che possono essere le puntine, i chiodi. Non riesco a capire, aspetta. Perché tipo come se lei fosse un fakiro e io ero la sua assistente. E quindi era sempre in mezzo a queste esperienze qua di sdraiarsi sui chiodi, mangiare il fuoco, quindi con lunghe estenuanti preparazioni, no, del corpo per questi numeri, e non era una vita poi così semplice. Quindi vi conoscete. Sì, molto bene, anche perché qui noi eravamo una coppia. Ma cosa succede? Vai al momento in cui vi siete detti, ci rivedremo in questa veste, medium e cliente. Che io avrò soggezione di lei, e ci siamo messi d'accordo anche su questa cosa, che io mi sarei riagganciata a quella vita in cui appunto lei era il fakiro e io ero l'assistente, e in cui io sentivo un po' questa, non so come spiegarti, soggezione, dedizione verso di lei. E infatti l'ho provata subito appena lei si è presentata, dicevo: "Ma come mai io mi sento così piccola E adesso l'hai davanti a superata, lei?" Monica. No, non ancora.
perché mi sento così, un po' piccola. Non so, difficile, cioè non mi capita mai. Va bene, causa esoterica dei problemi agli occhi. Allora, questo impianto qua, io dunque lo vedo proprio che si abbassa fino a raggiungere gli occhi. Ed era come ti ho detto, ti ho accennato, importante interferirle negli occhi, perché lei guardare le cose belle per lei è molto importante, è molto rigenerante, è una cosa che le piace fare. Il viaggio è molto legato al vedere, oltre che al vivere l'esperienza, al vedere cose. Questo le fa proprio aumentare tantissimo le frequenze. Mi fa vedere come le aumentano le frequenze anche quando vede a lunga distanza, okay? Quando riesce a vedere in prospettiva i paesaggi. Quindi effettivamente il luogo in cui vive è buono per lei perché può vedere a perdita d'occhio. Quindi anche il mare a lei è, per lei è molto importante, no? Che le permette proprio di sconfinare con la sua vista. Ed è un modo che lei ha per alzare molto le sue frequenze. E quindi ovviamente per abbassargliele sono molto intervenuti fin da piccoli sulla vista, sul compromettergliela. Ma lei, che è donna combattiva, come tu giustamente hai sottolineato, ha fatto in modo di ricevere questo intervento agli occhi e migliorare la sua vista, perché la sua PS è veramente. Io vedo a braccetto con la sua PE, quindi c'è proprio questa giusta combattività, la voglia di agire, di non soccombere mai a nulla. Orecchie. Dunque, le orecchie lo vedo sì in parte legata a questo impianto qua, ma è come a volte. Non so come dirti, sai quando si dice anche un dolore assordante? È questo, è come se lei lo vivesse letteralmente, un dolore assordante, quasi che rende sordi, quasi che ti viene il fischio alle orecchie, capito, per il tipo di dolore. Quale Ed dolore? infatti il dolore molto legato alla morte della figlia. Le ha procurato proprio questo costante fastidio, acufeni all'orecchio, alle orecchie. Denti. I denti, questa placca qua, questo impianto. Lei è una donna veramente, anche in base a come la disegna l'entità mentale, che l'entità mentale io le vedo sempre a doppia faccia, o comunque quasi sempre, che ha un risvolto positivo e uno negativo. Voglia matta, proprio lei ha tantissima voglia di vivere. E la bocca è proprio anche il suo sorriso, capito? La voglia di andare incontro alla vita con gioia, con il sorriso. E quindi il crearle problemi ai denti è proprio un modo intanto per ridurre le sue occasioni di sorriso, perché magari lei sentendosi imbarazzata un po', sai, no, può cambiare l'espressione del suo viso per non mostrare i denti. Ma un po' mi dà anche per produrgli un dolore che è veramente fastidioso, che è quello di orecchie, denti, che io li vedo anche molto collegati, orecchie e denti. Infatti vedo come questo impianto alle orecchie possa dar fastidio, scusa, questo impianto ai denti possa dar fastidio alle orecchie, come produrre dei dolori, dolori che ti abbassano le frequenze, dolori che ti fanno vivere con meno gioia, perché lei è un entusiasta per natura. Allergia. Ma questo sai che io la vedo più legata come alla sua, tra virgolette, non so spiegarti,
un'indecisione che un'elucubrazione. È difficile spiegarti questo collegamento. L'allergia come una manifestazione del suo bloccarsi, ok? Del suo bloccarsi con tutto questo pensare. Se lei lascia scorrere maggiormente la sua intuizione non legata alla logica, l'allergia non ha più senso di esistere. Dolori articolari, specialmente quelli di questa notte, sulle spalle. Allora, dunque, allora, già in partenza questa sessione ha 25 miliardi, no? E io vedo che cioè, lei è una proprio che ha una frequenza alta, quindi lei è proprio un soggetto interessante per le abduction, perché è un po' da studiare come lei riesca a mantenere queste frequenze alte, nonostante magari tipo la vita che ha avuto. Nonostante le difficoltà che si trova ad affrontare, io ho visto che lei è un soggetto che è stato. Comunque l'interferenza di Satana è pesante, no? Generalmente. Su di lei lo è fino a un certo punto. Quindi io vedo che queste abduction sono soprattutto volte a comprendere questo. E infatti vedo che l'impianto che gli è stato messo, stomaco-intestino, che è proprio poi la sede un po' lì delle emozioni, è proprio per registrare le sue emozioni. E quindi vedo che tipo, secondo me non solo però questa notte, ultimamente, secondo me già proprio una settimana così, c'erano questi tentativi di abduction. Devo dire che lei era nel tempo, diciamo nell'ultimo anno specialmente, è diventata sempre più abile ad evitarle. Però io vedo che loro cercano di agire in maniera molto veloce, perché sapendo appunto che lei è così abile nell'evitarle, vedo proprio che cercano di immobilizzarla immediatamente e nonostante questo lei riesce comunque a sventarle. Reflusso. E i due impianti, perché io lo vedo sia allo stomaco che all'intestino, e tra l'altro questi hanno tanti anni, è da tanti anni che sono impiantati. Va bene, lavorato tanto nella vita, tanto e da subito, però diciamo è sempre un po' così, tirata coi soldi. Causa esoterica. Sia voglia matta che, come ti dicevo, lei ha. Questa entità le fa mantenere alta tutto questo motore di desiderio, anche di affanno, no? Lavoro tanto, 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 tanto per magari realizzare questo e quell'altro progetto, però non mi realizzo il progetto, mi mantengo ferma lì, in tutto questo desiderare, in tutto questo lavorare, in tutto questo farmi il mazzo. La vedo legata a questa e la vedo anche legata un po' al progetto, perché è come se lei a volte fosse vicina alla realizzazione e poi tutto si ribalta, ok? Quindi è sempre questa cosa qui, un po' delle sorprese, shock, dei ribaltamenti. Vendita della casa, arriva al dunque, poi si rifiuta. Varie Lì però è motivazioni stata in la più. PS. Lì è stata la PS che, come se le avesse detto, usa ancora per un po' questa occasione qui. Allora, per come la vedo io, non è l'occasione definitiva, ok? Non la vedo stabilmente portare avanti per anni, 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 anni questa roba. Perché secondo me a un certo punto lei, la darà al figlio, per come la vedo io, eh? La gestirà il figlio, perché io vedo poi una famiglia per il figlio, ok? Quindi vedo una cosa che diventa più che altro di competenza del figlio, dove lei ogni tanto andrà a vedere, eventualmente a dare una mano, una consulenza, sai, un suggerimento. Però ancora per un po'
Perché vedo che allora, il figlio, molto legato alla madre, come se, non so, non fosse ancora del tutto capace di camminare con le proprie gambe. La mamma se ne rende conto, anche se lei vorrebbe decisamente, renderlo completamente indipendente, no? E infatti lei vive un po' come dispiacere il fatto che non ci sia più la compagna del figlio, no? Perché le sembrava un modo per avviarla a una propria autonomia. Invece adesso quindi le sembra un po' una regressione, capito? Però ci sta, questa scelta qua per la PS l'ha presa, è comunque una buona scelta. In questo momento è una buona scelta che sia così, che lei porti avanti questo progetto di orto, che lei stia ancora un pochino accanto al figlio. Ancora un po' ce la vedo questa cosa, Quindi per un po' l'orto sì. che curano insieme è un'occasione per legare con il figlio maggiormente. Sì, e per dargli un po' più di, non so come spiegarti, più di sicurezza e più di fiducia in se stesso. E lui l'acquisirà, questa fiducia e sicurezza. E poi vedo che lei valuterà più scelte alternative a questa, perché Canaglia? capirà che. Ma sai che secondo me non è neanche l'ultima? Sai che io la vedo proprio come una vita lunga e varia la sua, no? Quindi potrebbe essere un periodo lì, ma io non la vedo stabilmente lì. Perché lei è attratta così tanto dalle Canarie, in generale, non una in particolare, un po' a Tenerife, ma non solo. Adesso per esempio mi dice vento. Ah, Allora. Fuerteventura. Vento, vento, vento. Dunque, perché il vento è importante per lei? Forte Aspetta. vento e Fuerteventura. Ok, sì. Quindi quella componente lì. Poi vedo proprio, non so perché, forse l'elemento vento che per lei è importante. Per esempio, che per alcuni può essere molto fastidioso, invece per lei è importante perché è come se risuonasse con la sua personalità. Questo suo, questa forza, come dici tu, Fuerteventura fa ridere, no? Perché è proprio la sua forza, cioè lei è proprio impetuosa, no? Così come il vento, lei è in grado proprio come il vento, sai, di avere questa forza che sposta qualunque cosa. Ed è proprio come se ci fosse un po' un'assonanza. Poi, giustamente, lei ha visto delle analogie tra la sua terra amata e questa terra. Quindi sicuramente, perché sono proprio elementi giusti per lei, il vento, il vulcano, il mare, sono proprio giusti, che Sole. risuonano bene con le sue cellule, proprio, guarda. Non c'è una vita precedente, lei torna sempre lì. E Allora, non. dunque, vedo lei attratta dagli uomini di colore, uomini di colore un po' creoli, un po', non so, latini. C'è un buon connubio, È ok, vado proprio pollice anche. in su, non so, non so, non ce l'aveva detto. Un po' imbarazzata, ma dice, come dire, ma sgamato. Va sgamato, va bene, no, ma è tutto bene perché Ah, va. comunque è giusto, perché lei ha questa componente passionale che non è corretto che lei reprima, ok? È giusto che lei incontri una persona anche che vuoi per cultura, vuoi per natura, sia altrettanto passionale, così questo vento, capisci, no? Impetuoso. Che può far divampare gli incendi. Era così. Quindi le Canarie in questo senso, perché volendo non ci sono creoli, però in qualche modo ci sono latini, cioè Latini, non so almeno. perché mi è venuto creoli, perché allora creoli può essere riferito a una vita precedente. In questa vita c'è grande attrazione per la bellezza e la componente latina in tutti i suoi aspetti.
Anche nel modo di vivere, mi dice, un po' meno inquadrato, capito? Più libero, più anche alla giornata. Va bene, apriamo le porte del cinema, chiamiamo il figlio, Sì, la ex ma del viene figlio. anche, sì, viene anche lei, esatto. Ecco, vedi, la sorella di Marietta e tutte le sue amiche. In prima fila ci sono, ma io non è che la vedo così distaccata da lui, questa ex ancora. O che ancora proprio non si è spezzato del tutto il legame. Comunque, vabbè, adesso Non è tanto detta l'ultima parola, vabbè. non è detta l'ultima parola, ecco, Le amiche? che se magari per lui potrebbe essere più giusto un altro tipo di donna, sai? Vabbè, comunque, allora sì, le amiche le vedo proprio tutte in un gruppetto, in seconda fila, mentre appunto il figlio con l'ex compagna sono in prima fila, la madre qualche fila dopo rispetto alle amiche, dall'altra parte, diciamo come se fosse diviso in due parti il cinema, no? Poltrone su una fila, cioè scusami, poltrone in un settore, poltrone nell'altro settore, nell'altro settore c'è la fiamma. Ta-da. Esiste, fatta finita. Lei l'ha vista, l'ha sognata. Era in un paese vicino a casa sua, e tutto affollato, questo è il sogno, tutto affollato di turisti, e non riusciva a trovare un posto in cui stare. Tac, si è presentato lui. Guarda, questo sogno gli ha dato delle indicazioni importanti perché lui è un turista, non è un Luogo. nativo dell'isola. No, no, Torna, è affezionato al posto, ha una casa lì. no. Una casa no? Dice di no, non ha una casa. Gli piace girare, quindi non vuole una casa. Mi dice che però quando gli piace un luogo si ferma per parecchio tempo, cioè non come se progetta, anche lui non è un tipo tanto standard, non è che fa i viaggi programmati, si lascia un po' ispirare dal luogo, se fermarsi o non fermarsi. Non so, lui mi dà adesso Perugia, mi dice, però io non riesco a capire se lui è di Perugia o se in questo momento è a Perugia. E non lo devi capire perché non siamo qui a fare i vaticini. Ognuno se la cerca da sé. Comunque ce n'è una, non sono grezze. In questo momento è definita. Dimmi solo un elemento che ti colpisce. Mi Alto, dice basso. PC, no, mi dice PC computer, computer PC, come se ci fosse la possibilità per loro di conoscerci sia attraverso PC. Aspetta, perché Social PC? network. Sì, però non classici che conosciamo, no? Non Un è faccia libro. forum, aspetta, un forum, una cosa un po' più particolare. Non le classiche chat comuni, esatto, non quella che hai detto tu o altre similari, no? Più un, dice un forum, come Forum se loro legato. ha un interesse comune, sì. Può essere l'agricoltura, sai, no? L'orto bio, cose del genere. Quanto vibra la fiamma? 31, 31 Siamo miliardi. lì. Quante volte È si sono uno già che ama visti? tanto la vita. Quante volte si sono già Ha avuto incontrati? anche tante donne, ma per lei non è un problema. Sta roba qui, guarda, forse lui sarà veramente gioioso di incontrare lei, perché quando lui gli racconterà il suo passato, che appunto è abbastanza vivace, ma lei non si scompone proprio. E per lui questo è molto importante, perché invece ha trovato sempre donne che gli facevano problemi, no? Rispetto a questo. Si sono già incontrati in altre vite. Mi ridà come fratelli affezionatissimi. Quella cosa un po' che quasi ti impedisce di trovare i compagni della vita, hai presente? Che hai un rapporto così forte
tra fratelli, che poi ogni volta che trovi il fidanzato, la fidanzata così, non si realizza mai un rapporto così forte come fra fratello e sorella, no? Quindi buono, ma dal stesso punto di vista un po' problematico. Malato. Ma quando erano fratelli così vicini, erano già fiamme? Erano vicine perché mi dà 5, livello 5, sai? Gemelle 5. Non ancora fiamme. Oggi sono fiamme. Oggi sono Se fiamme. Marietta volesse altro, il vicino di casa, potrebbe? Certo che può. Ok. Quindi in questo momento è questo tizio. Un'altra caratteristica intima. Uno. Non ti sento più, sai, Lucio, sei andato via. Senti, mi senti? Mi senti adesso? Mi senti? Mi senti? Sì, riprova a dirmelo. Ok, un'altra caratteristica identificativa, oltre a quella di essere un conquistatore di cuori. Vabbè, me lo dà sempre con un cappello in testa, come se gli piacesse cambiarseli i cappelli. Poi mi dice, ah, vedi i vini, come se fosse un appassionato di vini, quindi vedo che lui fa questi giri anche per provare i vini, una cosa simile. Ecco. Sì, Dov'è ci sei. rispetto al cinema nella posizione davanti al figlio, vicino, da un lato? E noi nell'altro settore delle poltrone, diciamo così, e tra l'altro lo vedo proprio con un aspetto rilassato, che si sta proprio godendo la sessione. Lui è così nella vita, no stress, e vivere con gioia proprio e pienezza. Questo a Marietta piace tanto. Molto bene. È arrivato il momento del portale aureo. È strano che la figlia mi si presenta più piccola rispetto a. All'età in cui è mancata. Perché mi porta proprio tipo un bavaglino fatto a mano, mi porta il biberon, e questi ricordi qua mi sta portando. Non so, sai che cosa mi dà l'impressione qua? Di una ragazza che avesse fatica a crescere, a staccarsi dal suo essere bimba. Quasi come se non riuscisse del tutto ad accettare il suo corpo crescere, diventare donna, avere una vita propria. Me la dà così. Chiamiamo anche i genitori, il cugino, l'ex marito. Non possiamo però chiedere un messaggio a tutti, dimmi solo come li vedi. La madre mi spicca un po' di più. Allora, la figlia ha detto questi elementi qua che lei mi sta portando, no? La madre non so come spiegarti, è come se mi spuntasse da terra un piedistallo e sul piedistallo si colloca la madre. Probabilmente ha avuto una grande importanza per Marietta o ha avuto comunque una grande importanza un po' per tutti. Mi spicca più degli altri. Padre, come lo vedi? Adesso però per esempio mi va sull'ex marito. Ex marito una frana però, scusami. Un po'. Vado, aiuto. Cioè, l'ha un po' buttata qua sta vita, no? Ma se ne è reso conto, eh? Non se l'è giocata benissimissimo, via. Ecco. Ah, la frana da che punto di vista? Non so spiegare, sai Come? quando dici di una persona, sei proprio una frana, no? Un pasticcione, un po' così, pasticcione. Ok, il papà? Allora, non so perché mi dà tanti peli di questo uomo. E
mi dice un uomo di altri tempi, ecco, me lo vedo così, proprio come un uomo di altri tempi, poi mi mostra l'orologio. Sono un orologio al polso, un po' d'oro, un po' blu. Come se per lui fosse molto importante il tempo che passava, che ha dato un gran valore al tempo, probabilmente anche per porsi degli obiettivi, scandire, no? Che la vita era fatta in questo momento di questo, in questo momento di quest'altro, no? A seconda delle varie fasi della vita. In questo me lo fa vedere che invece Marietta è più fluida. Ha voluto meno essere dentro questo schema del tempo. Cugino. Il cugino mi sembra quello, sai, che è un po' più, tra virgolette, risolto, perché lo vedo meno corporeo di tutti, come se avesse già iniziato questo suo processo, di spogliarsi, di spogliarsi di quella che è stata la vita e i ruoli. Messaggio diretto alla madre della figlia. È maestosa lei in questo momento. Mi La figlia. piacerebbe. No, adesso è la madre che parla. La madre mi dice: mi piacerebbe che mia figlia facesse della sua vita un capolavoro. Così, questa roba qua mi dice. E la figlia vedo che le dici: mi tieni ancora un po' in braccio, però sempre più piccola, da bambina. Sì. Sta tornando indietro. Bene, facciamogliela prendere in braccio. Marietta, quando ce l'ha in braccio, le offre una vic. Bebè, proprio bebè, quasi con una tutina tutta, una tutina, sì, quel che le Unica? Che prende tutto il corpo, sì, unica, bravo. colore? Adesso io la vedo bianca, tutta una bianca, un po' di quelle spugnette, di spugnetta, no? Le offre una vicca adesso che ce l'ha in braccio con la bambina. Non volevo diventare donna, non me la sentivo di fare il passaggio per diventare donna. So che questo ti è dispiaciuto molto. Però io per questa vita non me la sentivo di diventare donna e indietro non ci potevo tornare. E mi dice che la prossima vita la vuole fare da uomo. Però non so se cambierà idea, perché magari adesso pensa che il fatto di poter nascere uomo le dia, tra virgolette, più coraggio. Ok? Quindi questa vita ha fatto effetto fino a un certo punto. Marietta ha una consapevolezza del 170. Questa Sì. figlia? No. Quanto? Adesso mi viene 112. Vabbè, neanche poco. La vic l'ha presa o no? Sì. Certo. Infatti adesso è ragazza, e adesso mentre mi sta parlando è ragazza. Cosa vuole lasciare come messaggio? Cosa vuole dire come messaggio a Marietta? Me ne sono andata improvvisamente, ti ho lasciato questo vuoto, inaspettatamente, questa sorpresa shock ti ho fatto. E vedo che corre ad abbracciarla. È dispiaciuta per averle fatto questa sorpresa shock. Però era quello di cui lei aveva bisogno. C'è qualcuno di questi disincarnati o anche altri collegato alla Terra e alla casa di Marietta, per esempio, o altro? Ma mi dà più animali, sai, non persone. Ma i mancati? Beh, Sì. chiamiamo anche loro. È giunto il momento di entrare nel portale aureo per tutti i Tipo cani, gatto, vedo. parenti di tutte le generazioni di Marietta, tutti, più
appunto la figlia, i genitori, Gino, l'ex marito e questi animali che vedi connessi alla casa. Vedo che la figlia fa un po' fatica a staccarsi da questo abbraccio, perché lei avrebbe voluto vivere un po' così, capito? Un po' sempre come una bambina in braccio, quindi. Ok. Va bene. Che succede? La figlia è l'ultima, ad essere entrata. Prima sono entrati tutti gli altri. E cosa fa? Gira un'ultima volta. Allora, per come la vedo io, lei qua mi si presenta, ma forse sai che cosa? È il suo modo di presentarsi ancora un po' con questo aspetto di fanciullezza, perché la vedo con le lentiggini, no? Che ha sempre un aspetto un po' così di tenerezza, no? Le lentiggini, ha sempre un po' un aspetto di ragazzina. E finalmente la vedo sorridente. Vedo che si gira un attimo, le fa un sorriso proprio pieno e poi varca la soglia del portale aureo. E lo chiudiamo. Bene, è giunta l'ora di operare e lo facciamo mettendo un bell'occhio di bue sopra il potentissimo Satan, che interferisce con Marietta e che ha cercato in tutti i modi di tirarle giù la vita senza riuscirci. A Satan noi rispondiamo con Marietta, che se vuole va al cluster non da sola, ma con la sua fiamma. Non mi fa ridere perché, mamma mia, Satana probabilmente non, io non lo so, è un suo espediente, si è circondato di pomodori, ok? Vedo varie tipologie, mi fa vedere anche tipo pomodoro cuori di bue, no? Poi gli altri pomodori, quelli che vengono usati per le passate di pomodoro, eccetera, no? E lo mette tutto intorno a sé, quasi come una trincea, ecco. Questo non lo fa perché nessuno gli ha detto di farlo. Ok? Quindi lui non decide cose. In ricordo della passata di pomodoro che è finita addosso alla piccola Marietta dopo l'incidente in auto, in ricordo del colore rosso con cui lui si è presentato, lui si mette i pomodori. Bene, Marietta è d'accordo che lui non veda e si trinceri dietro un muro di pomodori? No. Ok, quindi muro di pomodori non c'è più. Comparso, non c'è più. Ok, Marietta alzi davanti a Satana la sua vibrazione, così, per gioco. Se Satana è Satana, faccia lo stesso. No, Oltretutto può alzare la sua vibrazione, no? no. No, Prego. prova, sai, ad alzarsi con un piedistallo, no? E dice. Quello che può fare lui è questo, alzarsi così, ma non la Allora, alla sua vibrazione. prossima creazione iniziano gli abbracci. Stia attento. Quindi il piedistallo lo fa scomparire a lui adesso. Cade giù con il sedere a terra. Ok. Si può alzare la vibrazione, Satana? Se può, lo No. faccia. Cioè, il modo in cui lui lo fa è attingendo dagli altri. Ecco, lo faccia. Non E adesso è non il può. nostro Signore divino, non è il Signore di tutto, non è quello che aveva Raffaele, che gli baciava i piedi, non è un potentissimo Signore del secondo universo. No, perché nessuno adesso lo sta autorizzando ad attingere alla nostra energia, quindi lui non riesce ad alzare le sue frequenze, è Quindi impossibile. non è un creatore, un No, ladro, è un ladro, buffone. esatto. Un buffone, un ladruncolo, Sì, un sottrattore proprio di energia. Sì, un taccheggiatore esatto. di energia, cioè la ruba all'insaputa del proprietario, che Proprio però così. quando poi lo scopre, tipo Marietta, cosa fa Marietta?
La vedo proprio infuriata perché si è resa conto della grandissima quantità di energia che lui ha sottratto a lei durante tutto il corso della sua vita, specialmente nelle fasi, da bambina, giovane, in cui proprio non si rendeva conto di tutto questo. E vedo proprio che, scrive in grande no, mai più. Marietta fa questo, dice no, mai più. Bene, al cluster con la fiamma, se vuole andarci la fiamma. Se vuole andarci, anche perché lui dice: a me piace così tanto camminare. Dice così. E vedo che vanno insieme, già mano nella mano. E lui dice: scegli me. Sai perché? Perché vedo che lei in verità ha diverse possibilità. E lui dice: scegli me. Ok. Allora, il cluster però me lo dà di nuovo come un campo di pomodori. Un po' a perdita d'occhio, questi pomodori. Però lui è simpatico perché dice: vabbè, ma non vale la pena tenerli, non è mica un vitigno. La fiamma, dice a lei, perché lui è uno che tende molto a drammatizzare. In questo loro si riscopriranno molto affini. Cosa fa Marietta di questi contratti che trova il cluster? Questo qui, che è un campo, no, dove ci sono tutti coltivati i pomodori, lei lo tratta come se fosse un tappeto che arrotola. E una volta arrotolato questo enorme tappeto, vedo che insieme, una da un'estremità del tappeto e la fiamma dall'estremità dell'altro tappeto, lo infilano dentro il portale definitivo. Ah, ma sai come creano l'ad eternum? Con un bacio. Loro si avvicinano e appena si sfiorano con le labbra, da questa energia, da questa azione del bacio, c'è un ad aeternum che è proprio un sole immenso, molto sulle note del giallo e un po' tinteggiato anche da arancio, ma principalmente giallo. Benissimo. Insieme all'avatar. Se la fiamma vuole, va a cercarsi il suo. Allora, attualmente la stanza dell'avatar è come se io lo vedessi in trasparenza, l'avatar. Cioè, vedo ancora il computer, ma l'avatar è un po' trasparente. Me lo fa vedere come presente il controllore degli autobus, che sale sugli autobus? Così me lo fa vedere, però in trasparenza. E lui, la fiamma va a vedere il suo. È una donna avvenente. Marietta cosa fa? Marietta ormai è veramente disinvolta e vedo che è come se questo fosse una specie di struttura appoggiata ad un foglio di carta, perché è come se lei avesse già capito l'inconsistenza di tutto questo, no? E quindi vedo che riesce ad appallottolare tutto dentro questo foglio di carta e fa come se giocasse quasi a pallacanestro, ok? Quindi prende questa pallina, no, di carta appallottolata e la butta dentro il canestro portale definitivo. Ok, ad eternum anche qua. E vedo che per fare questo ad eternum gli manda un bacio a distanza alla sua fiamma, quindi con la mano. E da lì, da questo bacio, nasce un altro ad eternum. Ok.
molto bene. Con questa condizione ci sono ancora interferenze, c'è ancora Satana? No, 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 no. Il rapace, Zeus, i due DL, le due mentali? No, assolutamente no. Nuova frequenza. 412 miliardi. Bah, ciao. 412? Sì. Penso che sia un nuovo record. Nuova consapevolezza. Abbiamo fatto comunque questa parte di lavoro con la fiamma, eh? Sì. Allora, la consapevolezza mi dà 253. PS. Che è andata già bene così, eh? Sì, adesso è 61 per il momento. Va bene. Vite. Aspetta. 1204. Cervello. 11. Messaggio finale di Marietta a se stessa. Mi sento davvero bella. Ed è la mia bellezza che mi porta a vedere la bellezza intorno. Voglio vedere, e me lo scrive in maiuscolo, mentre me lo dice appare in grassetto e in stampatello maiuscolo. Voglio vedere. E mi fa vedere che gira la testa, guarda tutto intorno e vedo anche che guarda tipo come sul mappamondo, delle mete di viaggio. Messaggio al figlio e messaggio alla fiamma. Sei un grande uomo, ce la farei di sicuro. E comunque ti sto ancora per un po' vicina. Questo è quanto dice al figlio. Alla fiamma dice siamo proprio fatti l'uno per l'altra. Mi fa vedere proprio tutte queste affinità che loro hanno, caratteriali e anche alcuni episodi della vita, sono molto simili. La casa è pulita? Sì, c'erano solo questi animali disincarnati, sì, deceduti precedentemente, ma ora è pulita. Sono pomodori in giro? Sì, ma non nel senso di prima, come contratti no. Ok, lei come la vedi? Direi radiosa. Radiosa e con tanta voglia di scoprire, con tanta voglia di fare, di conoscere il nuovo. La fiamma dice sempre scegli me. Hai già scelto me. Allora, abbiamo finito. Ciao a tutti.